La colonna vertebrale è come una scala che collega la terra e il cielo, la dimensione materiale e quella spirituale. Mantenerla flessibile permette all'energia vitale di scorrere al suo interno e rigenerare i centri nervosi e sottili che l'attraversano, i chakra, e progredire nel percorso dello yoga. Ognuno di questi movimenti permette di agire su ognuno dei chakra in modo progressivo, partendo dal basso verso l'alto, tramite una sequenza di torsioni che svolgono un'azione di purificazione e rigenerazione. Tramite le torsioni, infatti, avviene una modificazione delle pressioni interne che risveglia il metabolismo dei dischi intervertebrali e degli organi interni, migliorandone le funzioni. Può essere eseguita in ogni stagione e ogni momento della giornata perché ha un effetto complessivamente riequilibrante su tutti e cinque gli elementi. Può essere utilizzata come una pratica a sé stante per alleggerire per esempio la schiena la sera dopo una giornata faticosa, oppure all'inizio di una sessione di asana, di posizione yoga, per preparare il corpo. Eseguiamola insieme. Sdraiati sulla schiena e distendi le braccia ai lati del corpo. I piedi paralleli tra di loro, aperti alla misura del bacino. Accenna un sorriso e per qualche attimo osserva il respiro tranquillo che si espande con facilità nell'addome. Porta l'attenzione alla base, al sacro. Questo primo chakra, Muladhara, che è simbolicamente la nostra radice nella terra. Lasciandoti guidare dal ritmo tranquillo del respiro, le ginocchia scivolano a sinistra nell'espirazione. Inspirando ritorna al centro ed espirando avvicina le ginocchia alla terra alla tua destra. Ancora ripeti dalle 4 alle 6 volte su di un lato e sull'altro lato. L'attenzione sale tra l'ombelico e il pube. In corrispondenza del secondo chakra, solleva i piedi e porta le ginocchia sopra le anche e i talloni all'altezza delle ginocchia. Ti può aiutare a divaricare un po' più le braccia e appoggiare le mani alla terra. Sempre il respiro che ti guida, inspira ed espirando, avvicina il ginocchio sinistro alla terra e poi il ginocchio destro segue. Ritorna al centro nell'inspirazione ed espirando, il ginocchio destro scende verso la terra e il ginocchio sinistro segue. Mantieni le spalle rilassate e appoggiate al tappetino. Nell'inspirazione il ritorno, nell'espirazione un ginocchio e poi l'altro scendono verso la terra. Dal secondo chakra Svadhisthana al terzo chakra Manipura, il centro relato al potere personale, avvicina le ginocchia il più possibile al petto. È sempre il respiro che accompagna e guida il movimento. Nell'inspirazione inspiri al centro ed espirando avvicini le ginocchia a sinistra, mantenendo le cosce aderenti al busto, immaginando di portare le ginocchia verso l'ascella a sinistra. La testa ruota nella direzione opposta, inspira al centro e espira sull'altro lato. Cosce vicino al busto, ginocchia verso l'ascella destra. Manipura Chakra, dal plesso solare al plesso cardiaco, il centro dell'amore e dell'espansione. I piedi ritornano saldamente appoggiati sul tappetino, mantenendosi paralleli tra di loro.
le braccia all'altezza delle spalle e i palmi delle mani rivolti verso il cielo. Avendo cura a mantenere i fianchi e il bacino appoggiati alla terra, nell'inspirazione solleva il braccio destro e nell'espirazione la mano destra si sovrappone alla mano sinistra. La spalla destra si solleva. Inspirando ritorna al centro, espirando ruota sull'altro lato. Ancora ripeti, avendo cura a mantenere il bacino appoggiato a terra. Il respiro è la tua guida. Dal cuore, Anahata Chakra Vishuddha e Ajna Chakra nella gola e tra le sopracciglia. Il centro della comunicazione, dell'espressione, il centro tra le sopracciglia, dell'intuizione, della grande visione. Su questi due centri andiamo ad agire contemporaneamente con una gentile torsione della zona cervicale. L'espirazione accompagna la testa a ruotare a sinistra. L'inspirazione la riporta al centro ed espirando la testa ruota a destra. Il corpo immobile e rilassato, solo la testa leggera si muove in una direzione o nell'altra. Distendi ora le braccia lungo i fianchi e andiamo ad agire contemporaneamente su tutti quanti questi centri vitali e il canale di energia che li collega, che li attraversa. Nell'inspirazione solleva contemporaneamente il bacino e le braccia portandole ai lati della testa. Nell'espirazione riporta la schiena sul tappetino, solleva i piedi e abbraccia le ginocchia al petto. Ripeti. Distendi le gambe, le braccia, chiudi gli occhi. Porta l'attenzione all'interno, immaginando un canale di luce attraversare il corpo dal vertice del capo alla base. Osserva il tuo corpo e il ritmo tranquillo del respiro. Sorridi. Ringrazia. Lascia un commento qui sotto ed iscriviti a Passione Yoga per diventare anche tu, insieme a migliaia di altre persone, parte di questa meravigliosa comunità. Così facendo, riceverai ogni settimana contenuti gratuiti ed esclusivi per la tua pratica. Ci vediamo dentro. Namaste.